tutti i cucchiaini. È arrivato un bel pacchetto che vorrei aprire con voi. Io credo di sapere già cosa ci sia dentro, ma ovviamente non ne ho la certezza. Però aspettavamo dalla Mondadori un libro che in teoria abbiamo recensito per un review party e mi auguro che finalmente sia arrivato. Aspettavo questo libro tantissimo, anche se ovviamente l'ho già letto in digitale, perché ragazzi, averli cartacei è sempre una cosa fantastica. Vederli lì in libreria mi dà sempre quel ce l'ho, non so come dire, non so se anche a voi succede, ma vederli lì in fila dà sempre una sensazione fantastica. E siccome questo qua immagino sia quello che completerà una trilogia, dà ancora più gioia. Ora vediamo se ho preso, sperando di non tagliare qualche fumetto strano. Ok, non so perché per un solo libro abbiano messo questo, ma magari sono anche due. No, ed è assolutamente quello che avevo immaginato. Ta-da-da-dan. La corte di Ali e Rovina della Mas. Oddio, cade tutto. E ragazzi, questa serie, se non l'avete ancora letta, ve la consiglio perché è veramente veramente molto 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 carina. È una serie fantasy che parla di fate. Che altro dire senza farvi spoiler, perché è difficile parlare di una serie all'ultimo libro. Vi posso soltanto dire che è un crescendo questa serie. Per quanto in questo libro abbia sentito la mancanza di un personaggio che a me mi è piaciutissimo, cioè non è che non c'è stato, ma c'è stato poco per me. In questo libro troverete avventura, fantasy, comunque anche quel pepe che c'è nella scoperta di un mondo nuovo, e ovviamente c'è anche la classica storia d'amore, e comunque questo qua rimane nonostante tutto un young adult. Non è come Nevernight, che pur essendo con personaggi sedicenni / diciottenni è uno young adult, per modo di dire, che è molto crudo. Questo qua è il classico young adult, per cui se volete una trilogia young adult fantasy avventurosa, questo è il libro che fa per voi la trilogia, la fa